Quanti autografi ha firmato oggi? Autografi? Vabbè, abbastanza, è giusto così. Fa piacere, vuol dire che va ancora tutto bene, sempre. In cosa è impegnato in questo momento? L'ho appena detto, infatti ho invitato, nel caso sarà confermato, una presenza del tour che appena iniziamo l'8 luglio con la compagnia del maestro Mvula Sungani in non solo bolero, è un'opera di danza ovviamente, di tre tableau, tratto da Carmina Burana, una parte di etnico e poi ovviamente bolero di Ravel. Durante l'inverno nel programma Amici, d'estate in giro per i teatri, ma non si ferma mai? Questo è il mio lavoro e sono anche molto privilegiato ad avere un susseguire, un continuo anche durante l'estate. Insomma, anzi, durante l'estate è il lavoro più grande che mi dedico al mio lavoro anche personalmente, al di là della televisione. Ci sono dei ragazzi di Amici che per esempio sono stati scartati e non sono riusciti ad entrare in finale e poi magari vengono contattati anche dalle compagnie per cui lavora? Dovrebbe, adesso non so dirti chi e come, però la prassi è questa, insomma, i ballerini si sa, sono pronti con la valigia in mano di spostarsi da un posto all'altro, lì dove c'è la possibilità e anche la richiesta. Quando va in giro per fare degli stage, cosa le chiedono di più i ragazzi? Ma curiosità delle più normali, insomma. Non... E lei cosa consiglia a chi vuole diventare un bravo ballerino? Beh, studio, continuare a studiare seriamente, con la testa sulle spalle, senza guardare l'obiettivo finale, ma studiare tanto per essere soddisfatto per se stessi e poi se il successo avverrà, avviene senza... Lei in cosa pensa di dover migliorare? Io in cosa penso di migliorare? Beh, c'è sempre un continuo di studio, di voler migliorare e di continuo, insomma, senza nessuno è mai arrivato.